cambiato l'orientamento della scuola, quindi non soltanto l'alternativa delle... Spesso si fa l'errore di scegliere un tipo di scuola perché si pensa che un professionale possa essere una formazione di serie B, ma non è affatto così anche per quanto riguarda trovare lavoro. Assolutamente, il mercato del lavoro richiede una alta specializzazione nei diversi settori. I grandi alberghi hanno bisogno di personale professionale nel campo dell'estetica, abbiamo bisogno di muratori, abbiamo bisogno di falegnami, di saldatori. È assurdo è pensare che invece di perseguire le attitudini, i desideri, le capacità dei ragazzi si vada invece dietro all'idea che il percorso liceo-università sia quello che dia immediato lavoro o maggior reddito. Chi esce dalla scuola edile spesso diventa poi l'imprenditore dell'azienda di edilizia, che agisce appunto in una dimensione sicuramente, come dire, di status sociale diverso, e gli artigiani sono frequentemente imprese di tipo personale e individuale. Quindi a me pare che la cosa importante sia quella non di pensare al profilo professionale di studio, ma pensare al ragazzo. La famiglia deve perseguire le attitudini, le capacità, i desideri, le competenze, e la scuola professionale oggi ha un ingresso sul mercato del lavoro nell'arco di un anno del 60%. Per cui questo è il dato che forse può far riflettere sull'opportunità di considerare questi corsi come assolutamente corsi di serie A. Lei ricordava anche di ragazzi che fanno questi corsi, poi magari lavorano in un sottoscala, ma i loro prodotti girano il mondo. Ah beh, io sono andato in un'azienda che costruisce timoni per navi straordinarie e ho trovato lì i lavoratori che uscivano dai corsi professionali e che con la loro specializzazione in elettronica e quant'altro andavano poi anche su queste navi in giro per il mondo quando il timone di una portaerei pone dei problemi. E questa è qualità e alta specialità, è garanzia di reddito, è soddisfazione personale, e sono persone che sono usciti dai nostri corsi triennali.